Quindi Composto va ancora da Sturnaiolo. Quindi Composto col destro scheggia l'incrocio dei pali, il numero 80 dell'Atletico Pepperone. È la prima occasione vera della partita. Palla scaricata in mezzo, arriva ancora Cesari che non riesce ad andare sul primo controllo, ma poi viene atterrato da Orfeo e sarà calcio di rigore per l'Atletico Pepperone. Parte Composto, il palo e poi sugli sviluppi del rigore arriva il gol di Sturnaiolo, incredibile. Passa in vantaggio l'Atletico Pepperone con il suo numero 10 dopo il rigore clamorosamente sbagliato da Composto. Composto decide di andare da Laudati. Caso l'ha lasciata scorrere, ma pallone che tocca la traversa, si salva di pochissimo il Napoli. Arrivi la conclusione del numero 80 e adesso Ciasca entra in area di rigore. Ciasca la mette in mezzo, c'è deviazione, ma gran colpo al volo di Laudati. Cesari va da Sturnaiolo, al centro poi Ciasca, palla scaricata da Composto e arriva poi Laudati che spara di poco alto sopra la traversa. Paracolli, Mora va dall'altra parte da Trotta. Adesso la Fragola tenta il tiro in porta, Pascucci riesce a salvare. Ciasca va da Petrucci, se la sposta sul destro, poi ancora Ciasca, cerca la conclusione, palla che finisce a Cesari e alla fine altra grande parata di Caso. Arriva il gol del 2-0 dell'Atletico Pepperoni quando siamo al secondo tempo, primo minuto, prima occasione disponibile, e la mette all'incrocio l'attaccante. La Fragola, palla per Ciasca. Ancora Ciasca, va col destro a giro, vicino al secondo palo di Caso. Trotta al fallo laterale, direttamente in area di rigore. Scambio con San Martano, poi Mora. Può cercare il sinistro, che chiude troppo però. Vicino comunque al 2-1, ancora una volta il Napoli. A causa dell'intervento di Verolini. Palla in avanti, a cercare Crisari. Gran parata di Caso. E poi spazza il Napoli con l'aiuto di Orfeo. Ciasca, pallone in mezzo, a cercare ancora il gol di Sturnaiolo, se non ho visto male. Arriva il 3-0 dell'Atletico Pepperoni. Che gira ancora da Nassim, può tentare il destro il numero 20, non c'è fallo secondo l'arbitro. Palla che finisce sui piedi di Mora. Immobile, Murri, palla che sibila vicino al palo. Mora batte subito, poi Trotta, si passa ancora da Mora che può tentare la conclusione, salva ancora una volta il tempestivo Pascucci. Palla per Ciasca che va sul destro, Ciasca se ne scarta tutti e poi a porta vuota Crisari firma il 4-0 per l'Atletico Pepperoni. Va da Mora. Mora decide di trovare in avanti Zinno. Zinno in due tempi, ma poi incredibile, salva sulla linea Cesari. Laudati dalla bandierina, batte corto da Sturnaiolo. Composto poi può cercare il tiro a giro. Immobile Caso che comunque accompagna il pallone sul fondo con lo sguardo. Tano gioca da Zinno. Poi di prima ha cercato De Maria, Nassim, e adesso ripartenza Atletico, è 2 contro 2, va Composto col destro, Caso con i pugni manda in calcio d'angolo. Nassim cerca il sinistro, mancino parato
da Murri. E su questa parata finisce 4-0 la finale dell'Atletico Pepperoni, che può alzare così la coppa al cielo.